Dunque, si tratta di una cosa delicata. Il fatto che è successo un'ora fa, tu sei l'unico testimone. In bottega non c'era nessuno, è vero, don Antonio? Oh, a lui è entrato proprio nel momento giusto. Don Antonio di questo si preoccupa. Sa benissimo chi sei e la devozione che senti per lui. Ma di che cosa state parlando? Del fatto che è successo nella panetteria in via Giacinto Albino. Ma quale fatto? Aspettate, professore. Come quale fatto? Che non sei entrato tu un'ora fa dentro la panetteria a via Giacinto Albino mentre stavamo parlando Sant'Aniello e io? No, un'ora fa io stavo a casa. Hai pigliato uno sbaglio. Ci pigliato uno sbaglio, Si va a casa. Non sai niente e non hai visto niente. E io perciò ti ho mandato a chiamare. Questo volevo. Professore, possiamo stare tranquillo? Questo fetendo non parlo. Appena si trasuda mi guardate in faccia e hai capito. Il professore ti ha spiegato, lo fate e stai sicuro. Il panettiere ti ha minacciato. Tieni i figli e hai ragione pure tu. Don Antò, avete visto? Avevo ragione io, si gira a vuoto. No, professore, ho ragione io. Un don Antonio Barragano oggi, uno domani, un altro dopodomani, io so. Sì, può essere che i figli dei figli, dei figli miei, e di questo fetendo, ride. Può essere che trovano un mondo che gira lo stesso, meno rotondo, ma un poco più quadrato. Siete d'accordo? No. E lui è un pezzo che non andiamo d'accordo.